Bene ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Siamo qui alla divisione 5, come potete ben vedere. Bisogna fare la prima partita. E intanto nel frattempo ragazzi vi ricordo sempre che se vi fa piacere mettete magari un mi piace a questo video e seguitemi. E iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulla nostra scalata alla divisione 1. Comunque, come dicevo, siamo finalmente passati in divisione 5. Adesso servono 13 punti per la promozione. Andiamo a vedere se riusciamo a conquistare i primi 3 in questa puntata. Vediamo chiaramente il nostro sistema, che avversario ci trova. Io comunque ci veniamo da una lunga scalata dalla divisione 6 alle 5. È stato veramente un massacro con partite assurde, sfiga pazzesca, però alla fine, con troppe partite, ce l'abbiamo fatta. L'importante alla fine è essere arrivati finalmente in divisione 5. E ora sfidiamo l'Inter in casa nostra, sfidiamo l'Inter per la nostra prima sfida della divisione 5. Ovviamente ci hanno Pempe, e che ve lo dico a fare? E che ve lo dico a fare io ormai? Pempe penso sia praticamente in tutte le squadre. I nostri stanno tutti bene, loro giocano 4-2-1-3 praticamente, con un attacco spaventoso, una difesa niente male, faccio Lucas. Va bene ragazzi, va bene, vedremo che cosa riusciremo a combinare. Servono 13 punti, quindi servono almeno 5 vittorie, cioè almeno servono 5 vittorie per fare percorso netto, altrimenti 4 vittorie e un pareggio per passare direttamente in divisione 4. Cosa che proveremo a fare. Intanto si parte, stiamo per volare, vediamo il nostro amico quanto sarà forte. Ben ritrovati amici telespettatori alla nuova edizione di questo torneo che Ci tutti noi siamo, giriamo Napoli-Inter per la intorno. prima Lo partita sport della più divisione vivo e 5. raffinato, la giornata di oggi che molti avranno Speriamo di visto andarci a nelle prendere subito i 3 semifinali, punti. E è pronta a regalarci tutte le emozioni che ci si aspetta da una si partita parte. inaugurale. Molte le squadre in Lo campo, botca. tante e diverse tra loro, Grande maestro rispettive subito. ambizioni e aspettative. Kvaratskhelia che si Non andate accentra. via, Si gira mettetevi Kvara. comodi, La dà poco spazio, Zielinski che poco appoggia a Mario spazio. Rui. Si gira Mario, Giustamente. un po' macchinoso Mario Rui. Adesso la Zielinski, Compressione niente da mentale fare. è sicuramente un Prova a vantaggio ripartire contro il l'Inter. pallone che ci attende sul rettangolo di Si distende rientro. l'Inter. Attenzione, Anguissa prova a recuperare su Kimmich. Non Spostandosi ci riesce. lentamente verso il Lobo si fa portiere. sfuggire Pempe, che prova a tirare, ma Kim, che è ancora del Napoli. Tra poco, ma lo è ancora. Attenzione Messi, a Messi. fuori di Lo poco, fermo. sfortunati qui. E io intanto ripeto, io Kim lo sto continuando ad utilizzare perché l'ufficialità del trasferimento non c'è ancora, quindi finché non è ufficiale sti grandissimi cazzi. Attenzione, attenzione, prova a ripartire l'Inter. Giannino prova a Lucas, chiudere su Robertson. sensibile alla Bravissimo velocità del Giannino, portiere che poi avversario. prova ad allargare, perde palla. Non può che essere la Attenzione pulizia più Anguissa, bella di Rachmani. Lionel Messi, semplicemente migliore. Anguissa prova ad andare subito Momento da di gioia per gli occhi, Osimhen, libera niente da Messi, fare. ruolo di Attenzione, pallavolo. l'Inter Con lui in campo sembra sarà essere un quasi po' più in sicuro. palla al momento. Cercherà sicuramente di Lobotka, far pulire bravissimo questo Lobo, pallino che nel però non mezzo. riesce a andare palla Osimhen. Gioca un pallo Attenzione, lungo. Anguissa recupera ancora. Adesso la palla arriva ad Osimhen. Osimhen finalmente, che prova a cercare Accetta il il pallone, prova sino Ciuki. agli La palla non scavalchi arriva al dell'area di Ciuki. rigore. Osimhen appoggia per Zielinski, che Ottimo vede scatto e Kvaratskhelia tiro con partire. la mano. Fantastico Kvara. Palla per Osimhen, che non arriva Potrebbe per giocare con pochissimo a Lobo. destinazione. Hanno gestito davvero male il Peccato qui, contropiede. peccato. Non sono stati convinti Mario nella Rui fase di per transizione. Il Zielinski, risultato è stata la Anguissa. pazienza. Osimhen allarga per Kvecha, Kvaratskhelia. Fermato. Ottimo intervento difensivo. Guadagniamo un Grande fallo palla già prima laterale. dell'avversario. Bene così, avanti Napoli. Mario Rui da palla a Lobotka, che vede Anguissa, che Anguissa. smista subito per Osimhen, che si gira. Osimhen non riesce ad Prova a cambiare allargare. situazione con una C'era il giocata Ciuchi davanti. pronto. Vediamo se Attenzione, prova a prova a distanziarsi. ripartire l'Inter. Rachmani su Pempe, deve Attenzione provare a Lucic. fermarlo. Non ci Riesce a riesce. passare. E poi Intervento Kim. fondamentale. Ha Meret, spaventato mamma la mia. difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. Meret C'erano va da Lorenzo e Giannino Di Passaro. Lorenzo, che mette a terra. Appoggia poi per Ciuchi Lozano. Benissimo. Anguissa. Zielinski, Lobotka vede libero Sinistra Kvaratskhelia con il e gli passaggio. ci va con una palla Spazio spaventosamente Lucic. bella. E poi Kvara cross in mezzo. Succedendo. Osimhen, che non riesce ad impattare Buona per il colpo parte di sul testa. compagno. Peccato. Mbappé. Attenzione, Nello Pempe, se ne va spazio cerca Lucic. Messi. Ciao, Janut. Cazzo Grandissima lettura sbagliato del per difensore leggere. Pempe. Cazzo di Dio. E Ciao prendo lui. e c'è il gol dell'Inter. Un tiro incantevole.
che va a l'angolo e non lascia scampo al portiere. Ha impattato il pallone. Mi sono distratto. E intanto Lautaro ci purga subito. Kim. Proviamo a far girare la palla. Rakhmani. Lobotka. Ora la partita si farà più avvincente. Attenzione il Chucky, sbaglia lo stop. Attenzione. Prova a salire sulla fascia sinistra. Prova la diagonale il maestro, fantastica diagonale. Poi Zielinski è provato ad andare dal Chucky, non ci è riuscito. Gioca con un pallone lungo. Siamo un po' macchinosi al momento. Pronto a ricevere. Di Lorenzo, ferma Messi. Fantastico Di Lorenzo su Messi, prova addirittura a ripartire. Prova a cambiare tutto. Niente da fare. Ripeto, siamo un po' macchinosi e prendiamo troppe imbucate. Poi Mario, lui, Kim. Zielinski appoggia per Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara. Fallo su Kvara. Fallo su Kvara. Secondo me c'era almeno il giallo, eh? Secondo me c'era almeno il giallo. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più. Olimpia portiere è fortissimo. Fra, io comunque hai ragione, solo che lo devo finire di potenziare. Ce l'ho ancora, capito, base. Tanto qua fallo su Messi. Ce l'ho ancora a base. Però sì, devo finire di potenziarlo perché così li posso alternare tranquillamente. Anche perché, fra, dico la verità, non l'ho finito ancora di potenziare perché non so se resta a Napoli. Questa per me è una bella incognita. Perché se non resta me lo devo togliere considerando la modalità con cui gioco. Cazzo, porco Dio. Porco Dio. 2-0. Vai, 2-0 su due minchiate, mannaccia la puttana troia. Anche sa Zielinski. Kim prova ad allargare verso Kvaratskhelia, dentro per Zielinski. Non riusciamo però ad affondare, raga, non riusciamo ad affondare purtroppo. C'è l'opportunità per il contropiede. Si fa trovare sulla Di Lorenzo. Anghissà, fermato Anghissà senza fallo. Vabbè. Di Lorenzo appoggia per Lobotka, prova ad allargare tutto verso il Chucky Lozano. Che si ferma, e ovviamente Robertson si ferma con me. Che ve lo dico a fare. Mario, lui prova, torna da Meret. Rilancio lungo di Meret. Attenzione, non riusciamo a spizzarla con Osimhen. Non riusciamo ad attaccare. Non riesco ad imbastire un'azione d'attacco. Anghissà, Zielinski, perdiamo palla ancora a centrocampo. Azione di Lorenzo, Messi, Barella, la parata di Meret che ci toglie momentaneamente agli impicci. Meret prova ad andare da Osimhen, niente da fare, palla anche sbagliata. Mario, lui. Maro, ma che, come cazzo fai? Ah? Zielinski prova ad andare da Kvaratskhelia, che prova a correre sulla fascia Kvara. Se va Kvara, riesce a tenere palla. Infatti non riesco a fare niente. Fine primo tempo, raga, 2-0 Inter. Brutta partita fino ad ora, non siamo mai riusciti a tirare in porta. Loro hanno tirato 5 volte e sono meritatamente in vantaggio per il momento. Brutta partita, mi sono distratto un paio di volte, però in ogni caso in attacco non siamo riusciti a creare niente. Questa cosa mi spaventa parecchio. Mi spaventa parecchio. Vediamo se nel secondo tempo riusciamo a creare qualcosa in più. Sempre si fa come ciò secondo tempo. Sono queste attese lunghissime. Queste attese infinite. Eccoci qua. Non so che cazzo devono fare i cambi. Questi, vabbè. Fuori Pempe, dentro Filippo Inzaghi, addirittura. Attenzione, abbiamo cercato di essere un po' più incisivi. Mario, lui recupera palla. Appoggia a Meret, che prova ad andare lungo da Osimhen, che riesce almeno a provare a spizzare. Niente da fare, però Lobotka prova ad allargare subito per Krisha Kvaratskhelia, che si gira a Kvaratskhelia. Attenzione, torna indietro. Kvara va da Anghissà, subito da Lobo.
Osimhen appoggia per il Chucky Lozano che prova a rientrare. Mannaccia la porca di una troia bastardo, ok? Zielinski allarga da Giannino Di Lorenzo che prova ad andare da Anghissà. Manna, troppo macchinose. Mamma mia, che contropiede abbiamo preso lì. Si spegne la luce per gli avversari e non poteva mancare un'occasione del genere. Lo botta, mamma mia ragazzi, la pochezza della difesa avversaria. Se concedi spazi del genere a un giocatore difficilmente sbaglia. Vabbè, Rachmani prova a recuperare De Paul, mamma mia ragazzi. Osimhen riesce ad appoggiare finalmente per Zielinski, mezza volta ci è riuscito. Attenzione Mario Rui, non riesce ad arrivare sulla palla. Lobotka, palla per Anghissà. Zielinski prova ad allargare verso il Chucky Lozano che sbaglia lo stop, perde la palla. Non ho mai tirato in porta ragazzi, mai tirato in porta. E onestamente non riesco mai a capire com'è possibile quando succede questa cosa. Caraschelia sbaglia, la palla non esce, vorrei fare i cambi e Kim fa fallo. Perfetto. Molto male, voglio molto male. Chissà, non c'è proprio in campo, lo togliamo e mettiamo il Ciolito. Poi mettiamo Lobotka un po' più centrale qui insieme a Zielo. E non c'ho tanta scelta. Olivera sta on fire, ma in realtà anche gli altri, va bene così. Raspadori, Politano, il Ciuchi, va bene così. In realtà dovrei sempre togliere Dombele e Berezinski, ma sto attendendo anche l'acquisto del nuovo terzino perché non si è capito se sarà Zanoli o un altro, quindi attendiamo. Intanto loro si sono schiacciati in difesa, noi siamo in attacco, abbiamo messo anche la quarta punta. Ma loro per l'ennesima volta. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Che partita di merda, io veramente. Odio quando è così, odio profondo. Non riesco ad attaccare, riesco a fare un cazzo, fare qualsiasi cosa fanno loro. Azzeccano tutto, cioè porca puttana troia. Cioè non si riesce a fare niente. Zielinski la mette fuori. Sciolito, cioè nemmeno il tempo di ragionare che già me l'hanno tolto. Va bene. Di Lorenzo prova ad andare lungo da Ciolito Simeone che si ferma e il difensore si ferma esattamente sempre dalla mia parte. Ci leggono nel pensiero, va bene. Guarda, non ho parole, ma siamo seri ragazzi, ma dove è arrivata quella palla? Ma stiamo scherzando? Rilancio lungo di Meret, Osimhen spizza finalmente verso Kvaratskhelia, prova a ridarlo Osimhen, non si sa perché in questo caso. Mario Rui ad Akvara, incredibile, cioè, stanno tutti là, poi ripartono, io non riesco a starli dietro, porca di una puttana troia, guarda là, è incredibile, ma che cos'è? Ma che cos'è? Segna una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Ma che cos'è, ragazzi? Ma è mai possibile? Guarda là, stanno tutti là. Paraschè. E figurati si passa per il pallone. C'ho un bambino eterno. Figurati. Almeno abbiamo fatto il primo tiro. Ovviamente adesso loro hanno in contropiede. Ma vabbè. Prova a passare con un pallone profondo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio. Ah ragazzi, veramente spaventoso. Quando è così è spaventoso. Sembra più scriptato di FIFA quando fa così sto gioco. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ottima lettura di gioco, recupero. Kim
di qua, Simeone qua, cioè veramente, cioè non si riesce a fare nulla, nulla. Guarda là, passaggio forse era un po' telefonato. Carasche, la Maronne Monte Vergine. Soltanto rimessa laterale qui. No, raga, no. Veramente, io per carità gioco male, ho giocato male, però non è possibile che a loro riesce tutto e hanno nulla. Cioè, a volte è assurdo. Ciao, da qua. Non riesco mai ad intervenire, mai. Sì, sì. Accamani, andiamo da Ciuchi di Lore, Ciuchi Lozano, niente da fare. La palla finisce proprio da loro, ovviamente. Recuperiamo palla, la perdiamo. Poi Rachmani cambia verso Kvaratskhelia, che ovviamente si fa anticipare. Ragazzi, quando c'è le partite proprio devono andare male, 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 male. Madre di Dio, ma dai. Ma dai, ma dai, ma per favore, ma dai. Sì, vabbè. E qua non la piglia, è impossibile. Simeone, Rudiger commette un'infrazione prontamente sanzionata. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Mo' ti rapporto, tanto che cani. Brava. Oh! Ah, bello, non ha poco segnato pure. C'ha merda, puttana. Che partita di merda, ragazzi. Che partita di merda. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Si allunga e trova. Sei ore e mezzo. Farasche, frate. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. E finisce qui. Raga, la prima in divisione 5 è andata di merda. Perdiamo 4-0. Una partita in cui non siamo veramente mai stati in partita. Quella merda di Carissa ha ragione. E niente, vai giù.